Radio Bla Bla. Suona diversa. Suona diversa. Buonasera a tutti gli amici di Radio Bla Bla, buonasera a tutti gli amici di Sette Note. Tra i protagonisti della musica questa sera un grande personaggio, ma prima di annunciarvelo voglio salutare in cabina Matteo Barbieri, e insomma è lo stagista anche lui, Matteo, alias Matteo. Io sono in collegamento telefonico, se tutto è a posto, con Christopher Bacco. Benvenuto Christopher. Ciao a tutti ragazzi, ciao, grazie dell'invito. Grazie a te. Senti, ingegnere del suono, volevo correggerti che di solito nelle cabine ci sono quelli bravi. Oggi avete chiamato, diciamo, uno che ci prova, ecco. No, guarda, adesso diciamo che gli ingegneri del suono viaggiano sempre sotto mentite spoglie, però alla fine è così, insomma. Chi c'è dietro un disco è quello che poi realizza il disco, che realizza i suoni. Quindi se noi ascoltiamo dei buoni suoni è perché alla fine siamo riusciti ad avere un bravo fonico e soprattutto un bravo ingegnere del suono che ha scelto i suoni giusti, ha scelto se vogliamo le parti giuste, diciamo, da far ascoltare. Sono un po' quella figura che è tra l'ingegnere del suono e un po' quello che è il musicista, perché poi io in studio faccio anche il produttore, che quindi poi, che male non fa. Esatto, oltre a stare dietro a tutta quella parte burocratica e tecnica che possono essere i cavi e il mixer, magari è quel ponte con l'artista per cui curare magari assieme anche l'arrangiamento, assieme al suono. È tutta una ricetta che deve stare bene assieme, no? Il suono con la musica è tutto per avere il brano e il suono adatto al brano che stiamo andando a fare, quindi non è solo un libro, quindi la difficoltà poi è anche quella, no? Allora, state festeggiando sei anni di Studio 2, è un traguardo importante, sì. Perché comunque insomma, avete fatto già parecchi lavori, parecchie cose interessanti. Sì, sta festeggiando da quasi un anno, quindi fra un po' arriverà anche il settimo, penso a breve, perché ormai i festeggiamenti stanno durando tantissimo. Senti, tra l'altro voi vi siete un po' divisi nell'ultimo periodo anche per registrare un progetto molto interessante nei noti studi di Londra, l'Abbey Road, che insomma sì. È qualcosa di incredibile, no? Insomma, poi per chi come noi, no, viaggia nella musica, poi frequentare certi luoghi è un po' come andare al parco giochi. Sì, ti resta sempre come è presente i sogni, no? Che ti resta solo la parte bella e è un po' offuscato, perché ovviamente non ti rendi conto neanche essendoci stato lì, avendoci lavorato, essere stato produttore lì dentro, e niente, non è incredibile. È incredibile perché c'è la magia, non solo la parte tecnica, che poi le macchine si possono comprare, la magia invece è qualcosa che purtroppo non vendono in negozio. E quindi le vibrazioni positive che ci sono lì dentro, il mood, il modo in cui puoi lavorare, e ti mettono a tuo agio, no? I tecnici e tutti quanti. Poi vabbè, l'ultimo assistente avrà 3 Grammy sulle spalle, quindi voglio dire, è un po' una situazione, un paradiso, chiamiamolo così. Torniamo un po' indietro, riavvolgo un po' il nastro della tua vita, Christopher, se me lo permetti. Come è nata la passione per la musica e qual è stato lo strumento che ti ha avvicinato al mondo della musica e poi ti ha permesso di andare avanti e studiare e diventare poi ingegnere del suono e producer? Ma guarda, più che uno strumento era un giradischi, perché ho iniziato provando a fare DJ molto molto presto, intorno ai 12 anni penso, ancora con dei giradischi che non erano al quarzo ma bensì a cinghia, quindi proprio una cosa molto economica, e parallelamente la chitarra elettrica, ovviamente come tutti c'è sempre uno strumento che poi ti apre le porte alla musica suonata, quindi partirei dalla musica elettronica, diciamo la mia passione, e poi vabbè, ovviamente tanti ascolti in casa, cantautorato, rock and roll, tutta una serie di cose che poi ti vanno a formare, no? Anche nei lavori che vai a fare si evolve, però le prime esperienze sono sempre quelle, no, che ti formano di più. Quindi niente, mi piaceva mettere i dischi e stimpellare la chitarra. Questo è un po' stato il primo passo.
Senti, un'altra domanda che ti volevo fare è questa. Dunque, come ti sei avvicinato a diventare poi, cioè a voler poi diventare ingegnere del suono? Qual è stata la scintilla che ti ha avvicinato a questo magico mondo? Ma guarda, allora, non mi ricordo l'anno, comunque, insomma, la prima esperienza è stato uno studietto dietro casa, come hanno tutti gli adolescenti, magari quella sala dove ci si ritrova con gli amici, che poi gli amici erano musicisti o comunque DJ, e quindi si viveva di musica. E niente, ho iniziato con i primi software, i primi mixer, i primi registratori, e da lì ho sentito che mi piaceva di più andare a, cioè, portare un contributo per sistemare la canzone che non a scriverla in prima persona. Cioè, mi piaceva collaborare a un progetto dietro le quinte, lo capisci solo quando ci metti le mani e scopri che hai questa vocazione, magari che poi, insomma, lo senti. Non basta studiare, non basta. Io parlo anche a livello di produttore, non solo come ingegnere del suono. Però quindi ho iniziato veramente da giovane, ho iniziato a mettere le mani sui primi registratori, mixer, e dopo un po' mi è venuto il pallino con degli amici e ho detto: ragazzi, mettiamoci in grande. Poi per noi era enorme, insomma, era il salto della vita. Ma non è mai abbastanza grande dopo essere stato da B-Road, però abbiamo detto: mettiamoci in proprio, abbiamo uno studio vero e buttiamoci nella mischia. Il settore, poi quando abbiamo aperto, c'era ancora l'ultima coda di crisi, e il settore musicale, come ben sai, insomma, non è... Bene, avremo tempo di svilupparlo magari nel proseguire della chiacchierata. Senti, esatto. Noi ci fermiamo, ascoltiamo uno dei tuoi tanti progetti che, insomma, hai realizzato, che hai prodotto, e ascoltiamo Duve.
Ben ritratti Sette Note, qui a Musicando, sulle frequenze di Radio Blabla, scusate, Sette Note non è Musicando, però siccome i giorni sono abbastanza ravvicinati delle due trasmissioni, mi confondo quasi sempre, chiedo venia. Siamo sempre in collegamento telefonico con Christopher Bach, eccomi. No, in realtà ho fatto la pubblicità sul vostro portale anche dell'altra trasmissione che conduco al mercoledì alle 20.30, ecco, l'abbiamo svelato l'errore. Benvenuti da Francesco Lubrano, Christopher Bacco è dall'altra parte del telefono. Dunque stiamo parlando appunto di questi 6 anni festeggiati tra progetti musicali e quant'altro. Senti, però, dunque, lo Studio 2 nasceva, è nato a Vigo Novo, poi sì. Chissà mai cosa è successo, non lo sappiamo e non è dato da sapere, noi interessa solo che non avete chiuso i battenti, quindi non vi siete persi d'animo e avete continuato a questa avventura per portare avanti questo progetto musicale e, come si sa, lavorando bene, lavorando comunque con professionalità e sicuramente con interesse verso la musica per uno sviluppo maggiore di quelli che sono poi i progetti musicali, avete portato appunto avanti senza perdervi d'animo. Ma dunque, si può sapere esattamente cosa è accaduto per questo insomma incidente di percorso? Concetto, allora, Studio 2, quello a Vigo Novo, che chiamiamolo quello di Venezia per capirci meglio, era nato come studio di registrazione, ma all'interno, cioè la sera, nella stessa sala dello studio, si facevano dei concerti, dei live. Ed era un'idea, secondo me, molto figa, d'avanguardia per il momento musicale che poi si viveva in quegli anni lì, ormai sono 6 anni fa, non è un'epoca fa, però comunque già in zona qui, veneta, si faceva molta difficoltà nell'ascoltare della musica indipendente dal vivo e trovare uno studio magari che ti poteva dare i concerti la sera e insomma vivere di musica a 360 gradi, 24 ore su 24, mi sembrava un'idea folle ma geniale. E abbiamo portato avanti per 3 anni e mezzo questa situazione di dualità tra i concerti, quindi mattina, pomeriggio si registra, il weekend, la sera si apriva la sala di ripresa per andare a fare i concerti. Dopo 3 anni non ci siamo più sentita di continuare con i concerti, quindi abbiamo cercato una situazione più adatta al solo uso di studio di registrazione e di produzione. Quindi il trasloco bene o male viene soprattutto dalla voglia di andarsi a concentrare su una via sola, che era quella della registrazione e della produzione. Sono stati brani fighissimi, hanno partecipato tantissime band in uno spazio di veramente pochi metri quadri. E ho un ricordo bellissimo, ma è il normale avanzare, la normale evoluzione di uno studio di registrazione o di una carriera o di un'azienda, insomma. Quindi il principale punto è che ora non facciamo più concerti all'interno dello studio, ci siamo concentrati, focalizzati al massimo per avere la massima qualità sulle nostre produzioni. Ecco, tra l'altro così. Artisti quindi del calibro di insomma Morgan, Le Vibrazioni, Nicola Fabi, concerti Mario Venuti, Marina Re, esatto. Sorpresa, si presentò lì alla sera di chiusura molto divertente, perché poi non c'era un vero e proprio concerto preparato, quindi improvvisarono delle cover perché il concerto non era stato annunciato, quindi si presentò lì con dei musicisti, con Lino Gitto dei Winstons, c'era di Santa Margaret, vabbè, quella è stata la serata un po' più pazza perché non era di Santa Margaret, per niente. Chi non lo sapesse, chitarrista Stefano Verderi delle Vibrazioni, aveva messo su quei piedi, esatto, questa band di amici di Santa Margherita Ligure, insomma, dove c'era Ripo degli Octopus anche quella sera lì, vabbè, insomma fu una grande festa tra amici. Vennero Le Vibrazioni alla seconda stagione, venne Nicolo Fabi, sempre alla seconda stagione, venne Roberto Angelini, quindi insomma gente con cui poi abbiamo anche portato avanti rapporti di lavoro in studio e non, alcuni si sono fermati lì, abbiamo proseguito in altre maniere, no? È stata una bellissima esperienza di 3 anni dove si è sentita anche la solidarietà degli artisti verso un posto che voleva esprimere qualità e non fare biglietto, che poi appunto si sa che con i concerti purtroppo non si guadagna molto, quindi era proprio una missione che avevamo noi dello studio, i musicisti, di proporre la musica a prezzi molto bassi e di qualità e soprattutto senza nessun tipo di transenna tra il pubblico e l'artista, che secondo me è una delle parti più importanti del concetto che era lo Studio 2, no?
Senti Christopher, quindi... giusto per tornare un po' su quello che è il tuo fare arte e il tuo sviluppare la musica, come ti rapporti con l'artista che viene in studio, che ti chiede determinati suoni, quindi insomma se gli dai dei consigli, se ne convieni con lui, magari che su alcune sonorità ci vogliono dei suoni diversi rispetto magari a quelli che aveva pensato lui? Ma allora il punto fondamentale è capire, allora, intanto se tu hai un artista in studio è perché quell'artista vuole lavorare con te, quindi parti già da un punto di vantaggio, quindi se sei il suo produttore e ha scelto il tuo studio, comunque psicologicamente lui sa che ha scelto te e quindi hai un 60% su quello che riguarda i suoni e ovviamente lui ha un 70% su quello che riguarda la stesura della canzone. Ci sono degli equilibri da rispettare perché lui ha scritto il brano ma io vado a fare i suoni, quindi un po' il concetto di equilibrio deve essere fondamentale e va capito già dal primo giorno con che personalità, che tipo di artista è davanti, per poi, se io comunque il lavoro lo faccio sempre in funzione sua e della canzone sua, quindi qualsiasi cosa dico o faccia non è per rompere le palle, ma è sempre per il bene della canzone, ma dal mio punto di vista. Quindi il concetto fondamentale è cercare di dire le cose come se le vuole sentire dire lui. La parte difficile psicologica è questa. Quindi se l'artista che devi andare a dirgliele in maniera molto secca e dura, si fa così, fidati, poi non te ne penti, oppure altri artisti che ci devi girare attorno, fargli quasi credere che sia stata una sua idea, però alla fine dei conti il disco viene fuori e magari mi abbraccia. Cioè il concetto è solo portare nella giusta direzione il suono, la sonorità al disco. L'importante è trovare un feeling e poi andare a bere una birra assieme, fondamentalmente. Quindi senti, bisogna creare quel rapporto d'amicizia con l'artista, no? Un altro brano dove tu hai messo mani fortemente e dove hai lavorato molto sui suoni, è un brano che ascoltiamo adesso, è Ice Rain, poi ci dici com'è nato questo pezzo. Oh,
Ben rientrati sulle frequenze di Radio BlaBla, con noi Christopher Bacco, ci sta raccontando come nascono i dischi prodotti da lui e soprattutto come nasce il riarrangiamento dal punto di vista musicale e sonoro. Senti, la maggior parte di questi suoni, anche il brano che abbiamo ascoltato prima, ha questi suoni abbastanza cupi, abbastanza tenui, no? Ma sì, devi sempre andare, deve essere un mix tra l'intenzione di quello che vuole dire l'artista, il tipo di canzone, il contesto, in questo caso una band, quindi anche tutte le altre teste della band, andare in cerca di fare un suono molto definito. Per dire, dell'EP da cui è tratto questo brano, che è Train, per esempio, se non altro, che si chiama Space Out, che è molto molto differente, perché poi l'ha concepito un altro membro della band, e se si sentono vicini si capisce che proprio i lavori sono stati fatti in direzione diversa in base poi a quello che è il messaggio, magari poi se si può ascoltare così qualcuno si fa anche un'idea, in base al messaggio la composizione della canzone, no? Quindi è molto importante andare a capire anche la voce profonda che ha il cantante dei Hope at the Bus Stop, si chiama questa band, molto molto bravi. Senti, tra l'altro tutti i prodotti della scena indipendente, tutti i prodotti comunque di suoni abbastanza particolari, no? Che comunque fanno parte appunto di un suono che non si conosce e che deve essere ancora, che deve ancora emergere. Quindi si fa ancora più fatica, no? A costruirgli intorno una sonorità e un suono. Si farebbe più fatica con dei paletti, nel senso che, essendo molto libero, e io poi oggi, e come sempre, e stiamo ascoltando tutti i dischi d'esordio indipendenti, perché è inutile anche andare a parlare di cose, no, già magari molto esistenti, molto consolidate nel panorama musicale, è bello perché hai molta scelta, non hai paletti, è difficile perché comunque devi andare a fare un suono che è quello che va ad essere il suono d'esordio di una band, e quindi ti giochi tutto lì fondamentalmente, no? Questo brano era molto minimal e quindi il suono era molto importante, perché c'erano poche cose a cui appenderti, non è stato arrangiato, sovrapprodotto appositamente per lasciare spazio, no, a quella che era la voce profonda, la batteria molto minimal. Poi dipende da brano a brano, ci sono i suoni molto ricercati perché sono adatti alla canzone, credo, i suoni molto ricercati, e i suoni strapop semplici magari per un brano che non avrebbe bisogno di dei suoni molto complicati o difficili da trovare, che poi molte volte anche il suono complicato lo fai in 2 minuti perché lo pensi già, e se sai già usare quei strumenti per come farlo non ci metti molto. Senti, arriviamo un po' alla parte un po' più quella che piace a me, no? Adesso ti ho fatto le classiche domande. Parliamo di donne? Ma possiamo anche parlare di donne, non c'è problema, però penso che gli ascoltatori, i fruitori musicali non abbiano interesse in questa intervista. Allora continuiamo a parlare di lavoro. Partiamo di lavoro e parliamo di musica. Senti, ora che si parla tanto di beat e di quanto tempo deve avere per avere un buon ascolto, no? Ormai le canzoni ormai non si formano neanche più sulla musica, ma sui beat che deve avere per avere maggiore impatto e maggiore interesse dall'ascoltatore, perché ormai funziona così. Ecco, ci spieghi un attimino in realtà come funziona quando un brano deve durare i classici 3 minuti e 20, deve essere radiofonico, quindi deve essere un brano spinto al massimo, e viene da te un artista e ti dice: guarda, io ho questi soldi da mettere sul piatto per farmi tutta la mia produzione. Sì, tanti, in questo tanti, caso. Esatto, quindi devo crearmi una canzone perché voglio puntare in alto, voglio andare nei grossi network. Ecco, mi spieghi come funziona, cosa vuol dire una canzone che abbia dei beat giusti per poter entrare in classifica? Ma guarda, allora, la concezione del timing giusto per entrare in classifica, non c'è una regola vera e propria come poteva essere fino a 10 anni fa, che quasi quasi c'era, oltre a tutte le cose che ci sono dietro tra uffici stampa e altre cose. E diciamo che se io sono molto aperto, cioè se devo piegarmi a questo tipo di compromesso, comunque lo faccio sempre a mio modo, però ovviamente se abbiamo un ritornello forte cerchi di darlo prima, ma mi dà quasi fastidio farlo perché devo, e quindi glielo do prima magari in una maniera un po' più articolata, un po' più, diciamo, ricercata. Ecco, diciamo che fondamentalmente la struttura strofa, bridge, ritornello, strofa 2, bridge, ritornello, le classiche strutture possono essere anche aggirate nel 2018, perché abbiamo pezzi come This is America in classifica, non in Italia, purtroppo non fatto in Italia. Però per farti capire che un classica canzone pop, sì, deve partire di tornello entro il minuto,
deve magari acchiapparti subito dalla prima nota, però si ha una libertà di sottofondo, di suoni, di ambientazione che si può ancora avere. Ovvio che il timing è fondamentale, il BPM, tutta una serie di cose che... Però boh, io cerco di dare il ritornello, diciamo che lo specchietto per l'allodole lo do lì e poi comunque faccio un po' quello che per me è bello e senza nessun tipo di compromesso su tutto quello che è il contorno, la creazione, l'ambientazione, il modo di concepire anche i suoni, no? Una chitarra acustica, possono esserci mille chitarre acustiche, bisogna vedere qual è il suono che va bene per quel brano lì poi, no? Esatto, però poi... sì, ogni tanto bisogna scendere a compromessi, fai qualche tagliuzzo qua e lì, non troppi strumentali magari al centro, non cose che annoiano, però diciamo che stiamo un po' alla volta uscendo da questa concezione. Io ne sono sempre stato abbastanza di fuori, anche se ogni tanto ovviamente con certi tipi di artisti devi lavorare e farlo, insomma è sempre un lavoro, non posso sempre divertirmi. Certo. Volevo chiederti, dunque, io ho abbastanza anni, insomma, ho attraversato l'analogico in tutto il suo splendore. Ecco, a livello, diciamo, di incisione, quindi a livello lavorativo e a livello appunto di producer e quant'altro, quanto è stato positivo o quanto è stato negativo l'ingresso del digitale, della troppa tecnologia all'interno di una produzione discografica? Allora, il discorso è molto molto ampio. Allora, è stato positiva sicuramente dal punto di vista che abbiamo tolto gli ultimi limiti che erano rimasti alla fine degli anni Ottanta per quantità di tracce, riversamenti, effettistica soprattutto, e quindi quello che riguarda il plugin, vado un po' sul tecnico, e quindi a infiniti equalizzatori per infinito numero di tracce, non realmente infinite, ma confronto a un registratore a 16 piste, avere quasi 1000 piste più altrettante AUX più altrettanti plugin per ogni canale è stata una rivoluzione incredibile. Io sono a favore della rivoluzione digitale, sono sempre dalla parte di quello che poi va ad osare le cose, no? Nel senso, fare tutto in analogico ora sì, ha senso fino a un certo punto, fare tutto in digitale non ha mai senso, però lo può avere fino a un certo punto. Secondo me il compromesso tra l'uso delle macchine che possiamo avere oggi digitali e quelle che oggi non si riesce ancora ad arrivare come pasta di suono, come strumenti, come outboard analogiche, sommati insieme, quando trovi il giusto compromesso trovi il suono giusto per il momento di oggi. Non siamo ancora pronti per fare tutto solo in digitale perché quando vai a toccare le cose ti emozioni di più ed esce una cosa molto molto più bella. Comunque è stato un avvenimento molto 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 importante per il fatto che un musicista a casa con un laptop può farsi un provino a 360 gradi con amplificatori, equalizzatori, piste e qualsiasi cosa all'interno di un computer che può valere 400 euro più 200 di un software. Quindi una volta per avere un 16 piste spendevi, non so, 50 milioni solo per registrare 16 piste più le bobine più... Insomma, diciamo che la tecnologia ha aiutato molto. Nel professionale la tecnologia, e poi per me sono solo mezzi per arrivare a un punto che ho in mente, no? Quindi avere tutto ma usarlo in maniera intelligente secondo me è la soluzione migliore. Però ha influito, ovvio che il fascino del nastro e dei Pultec e tutto quello che di Fairchild che ho visto da Birode, grazie a Dio. Ovviamente non c'è su un computer, grigio, ovvio. Però insomma, è viva la tecnologia, si va avanti. Anche perché ci sono anche su Milano degli studi di registrazione che registrano solo in analogico e alcuni artisti vanno proprio lì perché vogliono determinati suoni. Qual è stato l'artista che tra virgolette ti ha messo in difficoltà, però ha creato magari, non so, un qualcosa che ti ha fatto un po' da dire cavoli, non voglio sapere i nomi e cognomi, però non ci sta, nel senso, quell'artista che magari ti ha dato l'opportunità di non esprimerti come volevi perché lui voleva determinati suoni e quindi ti ha detto no, guarda, io la penso così, lo voglio così e tu hai fatto il lavoro, il tuo compitino. Ma, allora, come ti dicevo prima, il punto focale è trovare e capire il modo di dire le cose, perché altrimenti probabilmente con ogni cliente, con ogni artista e fratello sarei arrivato a una situazione così. E ci sono state delle volte in cui però alla fine insomma erano più scontenti loro che io,
ma sarà capitato due volte in totale, perché la maggior parte delle volte è l'artista che viene in cerca di me ed è molto sicuro di questo lavoro qui. Più che altro ci sono state delle volte dove ho dovuto, appunto, per rendere felice e bella la situazione, ingegnarmi in maniera molto 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 complicata, come magari, non so, cantare con la testa dentro un pianoforte perché si voleva quel tipo di riverbero, oppure andare a prendere dei microfoni, tirare 50 metri di cavo perché si voleva quella posizione lì, il microfono, il riverbero, oppure andare a fare, ma te ne potrei raccontare mille, nel senso, prima di arrivare a una situazione in cui si litiga o non si vuole bene, per raggiungere quell'obiettivo, fare contento il cliente, soprattutto me, ma me come studio, per avere una buona immagine, un buon ricordo e portare a casa un lavoro ottimo, vado ad ingegnarmi a livelli incredibili per cercare quello che poi l'artista vuole, che magari non riesce a esprimere. Io devo andare a tentativi per poi dire: ah cazzo, ci stava, ragione, magari stai in studio fino alle 5 di mattina perché devi registrare un parcheggio e non deve esserci più neanche una macchina, neanche un condizionatore acceso per poter registrare in un parcheggio, per capirci, insomma, possono succedere delle cose così, poi non dormire per una settimana, però il risultato cerchi di portarlo a casa. Christopher, ci fermiamo per un'altra traccia, buona suerte, rimani con noi, abbiamo ancora tante cose da chiederti. Buon ascolto sulle grande frequenze, Dario, di radio. Ok. Bla. C'è chi la ritrova nella musica leggera e chi si riduce ad ascoltare un genere appena, solo per poi dire dopo il 68 non ascolto, non vale la pena. Quello che c'è prima, quello che c'è dopo, scoprilo, perché non puoi nasconderti nel muro come un topo. Ti stanno volentieri weekend o pausa pranzo. Parlami se vuoi di nuove scoperte, solo te pido la buena suerte. Parlami se vuoi di ogni tua sera, curiosidad che es cosa buena. Può essere un lavoro o la tua relazione, sarà sempre galera se non bruci di passione. La cosa più banale può essere speciale, se spezzi quelle sbarre da routine da confermare. Un disco, una scoperta, la pagina già aperta, diventano sorgenti in una vita un po' deserta. È la curiosità che ti darà la chiave e non vedrai pagliuzza da quegli occhi senza trave. Parlami se vuoi di nuove scoperte, ho bevuto la buona suerte. Parlami se vuoi di ogni tua sera, curiosità che è cosa buona. Sono burro, assaggia nel sapore. Gli spazi sono vasti, se nuovo ti fa gola. Gli stessi sono angusti, se sostieni di sapere. Se vuoi di nuove scoperte, ho capito la buona suerte. Parlami se vuoi di ogni tua sera, curiosità.
Bentornati sulle frequenze di Radio Babla, Sette Note quest'oggi non incontra la musica, anche se la incontra in una condizione diversa, ma incontra chi la produce, chi dà permesso a questi musicisti e musicanti che suonano di porre la loro arte su disco o su nastro. E siamo in collegamento telefonico con Christopher Bacco, che ci sta raccontando innanzitutto come è nata la sua passione per questo lavoro, per questo mestiere, perché è un mestiere, non è un divertimento, non è un hobby, è un mestiere fare il producer e soprattutto ma in ingegnere. Ma possiamo anche chiamarlo divertimento, perché poi non è che i mestieri non possono divertire, ricordiamo. No, sicuramente cosa. No, però guarda, io ho imparato anche nell'ultimo, andando a diverse conferenze, nell'ultima che sono stato per la presentazione del film che c'è stata a Milano, appunto parlando del mestiere, il musicista è un mestiere, non è un divertimento, non è un hobby, è sicuramente una passione che porta a fare il musicista, ma è un mestiere, quindi non è che faccio il cantante perché non ho nulla da fare, sì. Oppure faccio l'ingegnere del suono perché non avevo nient'altro da fare, magari a tempo perso faccio l'ingegnere del suono. Purtroppo sono tra quei lavori che non si può assolutamente prendere senza un tipo di vocazione o di seria passione, perché poi non si riesce a farlo. Fondamentalmente, se non vuoi farlo, non riesci a farlo. Non è un ripiego. E soprattutto le persone che sono all'interno di questi studi passano anche 24 ore, 48 ore, magari anche senza, con un panino, perché quando c'è il lavoro da buttare fuori, che ci sono delle scadenze, è sicuramente un lavoro molto difficile, perché poi magari non si trova la giusta... Guarda, io ho fatto session anche di 23 ore non stop, per dire, in studio. Posso immaginarlo. Quindi perché poi quando ci sono delle situazioni del genere, quando ci sono le pressioni, soprattutto dall'alto, quando le etichette, magari le major, ti chiedono di chiudere il disco in un determinato tempo perché deve uscire per forza di cose in quel giorno, in quel mese, in quel periodo, hai per forza da lavorare 24 ore su 24. Senti, tal proposito, ti volevo chiedere, io mi ricordo, insomma, quando ero un po' più giovane, qualche settimana fa, quando compravo i dischi di Lucio Dalla, di che ne so, tipo dei Pink Floyd, piuttosto che registrato a ingegnere del suono, mixato. Ecco, come fa un artista, cioè come fa un musicista a scegliere di registrarlo in quel posto piuttosto che in un altro? Quell'ingegnere del suono, perché lo conosce, perché ne ha sentito parlare? Guarda, secondo me sono vari aspetti, però non, neanche troppi, neanche troppo difficili. Allora, un punto fondamentale è il passaparola, che può essere sia local, nell'home studio del ragazzino con le band al primo demo, e l'equivalente per band super mainstream. Il passaparola segue una delle cose fondamentali: se una tua band di riferimento l'ha fatto lì e a te piace, o se nel caso molto local, piccolino, di paese, la band più grande di te si è trovata bene in quello studio lì per fare il primo demo, le dinamiche, diciamo che dal mainstream al piccolo, non cambiano, quindi l'ascolto del prodotto è la cosa più importante, e il passaparola. Dopodiché, quindi, se fai bei dischi, in teoria ti arrivano belle band, almeno per te sono belle, perché tu fai quella cosa lì. E l'approccio umano è fondamentale, farsi vedere in giro, parlarne, però poi lo ascoltano sempre al lavoro, quindi secondo me il biglietto da visita più grande e più importante è sempre e solo il lavoro che si fa, quindi scegli la persona in base a quello che hai già ascoltato di quella persona. Tu mi dirai come faccio a iniziare questo lavoro se prima o poi dovrò iniziare con qualcuno. Si fa dal piccolo, dal basso, quindi farsi conoscere, fare i primi lavori gratis e fare ascoltare i tuoi primi lavori, fare in modo di fare il tuo primo lavoro. Quindi la qualità e poi l'aspetto umano, come ti interfacci, come tratti il cliente, è quello che viene di conseguenza, perché poi puoi lavorare anche bene, poi non c'hai feeling col cliente, torni al punto di prima. Però secondo me il passaparola è, diciamo, l'arma per un fonico, per un produttore, per uno studio, di farci conoscere e quindi far sentire, come in questo caso, i dischi, ma andare su Spotify, avere una playlist e fare in modo che la band che è registrata da te faccia sentire il suo disco, e magari non è il genere di quella persona, ma sente che c'è l'amore e c'è la cura del suono che serve per fare un bel disco. E quindi secondo me è il passaparola. Dopodiché ci sono vari aspetti, tra cui il prezzo competitivo, le macchine, tutta una serie di cose, ma io per prima cosa guardo come esce un disco, quindi come è fatto, e poi guardo con cosa è stato fatto. Per me è molto più importante l'aspetto umano e fisico, cioè sentire quello che poi è uscito.
Senti, io sono sempre rimasto incantato da questi studi di registrazione dove c'erano questi mixer incredibili. Il massimo delle piste che si possa contenere in uno studio di registrazione quant'è? Ma allora, guarda, su Pro Tools, quindi parliamo in digitale, con tutti i convertitori di cui c'è bisogno, mi pare siano, non so, il Pro Tools 12, perché non sono informato, non lo uso ancora il 12, però sulle più di 700 piste sicuramente. Però, ecco, io quando, non so, negli anni 80, primi anni, fine anni 70, primi anni 80, giravano le videoclip, i primi videoclip, magari dove riprendevano, sai, il backstage dell'artista, e riprendevano quasi sempre nel... Io allora ero un po' più piccolo di adesso sono piccolo, adesso ero un po' più piccolo di ora, e nel senso di altezza, non mi sono sviluppato in altezza, no, scherzo, e rimanevo... Io un po' in larghezza, sì, devo dire. Sì, rimanevo abbastanza incantato da questi studi, no, e mi ha sempre affascinato lo studio di registrazione. Ecco, volevo sapere da te, dunque, per arrivare a... Ormai io non ho più tempo per fare questo, però non si sa mai, nella seconda vita magari potrei un domani pensare di fare... Ma è passione, non tempo, credimi. Sì, ecco, però come che studi ci sono per arrivare a diventare ingegnere del suono? Ma allora, studi reali, vabbè, sono delle scuole private come la Sky Institute, che è tipo in Italia a Milano, oppure l'APM a Saluzzo in Piemonte, che formano specificatamente tecnici del suono. Ci sono corsi dei vari conservatori in tecnico del suono, però sai, allora, sì, lo studiare è perfetto, una bomba, serve, c'è anche della fisica in mezzo, c'è dell'ingegneria, sono varie cose che poi devi andare a studiarti magari anche da solo dopo aver fatto un corso così. Però la mossa vincente è, ovviamente, se studiato e se studi, sei un passo avanti a uno che non ha studiato, però è andare a farsi il culo in uno studio che lavora tanto, vedendo come si lavora sotto pressione, perché il fulcro è mantenere la qualità alta sotto pressione in tutte le situazioni a qualsiasi ora. Quindi poi gli studi te li puoi anche mettere in tasca e fartene niente se poi non hai la reale concezione di quello che è il lavoro vero. Poi applicare le conoscenze che tu hai studiato con tutta la tua fatica, eccetera, funziona, serve, ci sono delle scuole private, non ci sono lauree in fonico da studio, o mi sono laureato in produttore, non esiste questa cosa, o in produzione musicale, purtroppo non esiste, però anche se ci fosse una laurea in produzione musicale e in studio di registrazione, la parte fondamentale che tutti devono avere è l'esperienza sul campo, che poi è quella che ti fa crescere al 70% dal mio punto di vista. Però lo studio, la cultura, soprattutto a tanti manca, essendo un lavoro prettamente tecnico, non parlo quello del produttore, ma quello semplicemente del non produttore, quindi dell'ingegnere del suono, tanti hanno pochi ascolti, quindi ascolto poca musica, e si soffermano troppo su quello che poi gli ha detto il libro di fare, no? Tot di B d'ingresso, tot il nastro va così, va messo in quella posizione lì. Il bello di sapere le cose, di studiare, che poi le puoi deframmentare, no? È quasi un lavoro artigianale alla fine. No, lo è senza il quasi, secondo me, sì. Solo che manipoli una cosa astratta, è quella la difficoltà che le persone fanno fatica a comprendere. Usi delle macchine per manipolare poi delle onde sonore che vengono propagate nell'aria, no? Senti, ti faccio una domanda che solitamente faccio ai musicisti che intervengono in questa trasmissione, e te la leggo in una maniera un po' diversa. Solitamente io chiedo se c'è una canzone, no, che avresti voluto scrivere tu. Ecco, io invece ti faccio questa domanda. Se c'è un progetto musicale che avresti voluto essere lì a svilupparlo e a farlo diventare... Ecco, sempre non indipendentemente dal successo che ha avuto poi a livello economico, a livello proprio di produzione, okay, e se vogliamo anche a livello, insomma, di pubblicità per quanto riguarda lo studio di registrazione. Ma come diceva Battiato, non avrei voluto fare niente io, perché sennò non sarebbe esistito come ora. Quindi hai capito? Cioè, questa è una cosa abbastanza... Però se proprio dovessi scegliere, così banalmente, ti direi Sgt. Pepper, no?
The Beatles, con il grande George Martin, Geoff Emerick, il mitico Paul McCartney, The Beatles, insomma. Beh, però su Battiato non sono molto d'accordo, perché io, da quello che ho potuto ascoltare attraverso le tue produzioni, tu sei molto sperimentale, e visto che lui, molti non ricordano il primo periodo di Franco Battiato, lui era molto sperimentale, no? Lui arrivava dal post progressive e ha iniziato a sviluppare un post progressive alla sua maniera, ed era molto sperimentale. Invece sono convinto che i primi album di Franco Battiato probabilmente li avresti sviluppati come li ha sviluppati lui, sono convinto, perché ma guarda, ti ringrazio, sono lusingato veramente molto, tra l'altro con Fabio Cinti, questo artista, chiamiamolo romano, ora vive in Veneto, quindi riesco a vederlo molto più spesso, grazie a Dio. Noi l'abbiamo registrata, poi lui la sta portando in giro molti concerti in acustico, la versione per quartetto d'archi e pianoforte della Voce del Padrone, che ha rifatto in maniera sublime. Saluto Fabio, che magari mi sta ascoltando. Salutiamo anche noi, perché tra l'altro è stato uno dei miei primi ospiti a Musicando un bel po' di anni fa, con appunto una canzone scritta con Franco Battiato, quindi... Ah, con Devo, sì, l'abbiamo registrato sempre allo studio. Esatto, quindi siamo molto contenti di averlo conosciuto, perché è una bravissima persona e poi è un grande artista, un grande musicista. Lo regalò Franco Battiato a Fabio Cinti, mi chiamò Fabio, una gioia mai sentita, e gli regalò quel brano lì, e poi lo registrammo, era prodotto da Lele Battista. Esatto. Veramente un bel disco, che intervenne anche nel corso della trasmissione, me lo ricordo, ci fu una telefonata bellissima, guarda, quella sera me la ricordo benissimo, perché lui venne nella nostra prima, noi prima eravamo in una cantina, quindi venne a trovarci lì a presentare questo brano lì, è proprio tutto magico, no? Lele Battista in collegamento telefonico, tutta questa energia, è stato veramente un bel incontro, e soprattutto Lele e Fabio sono due persone fantastiche, magiche. Sì, è vero. Condivido. Ti voglio un mondo di bene. Sì. Condivido. Senti, l'ultima domanda che ti faccio, poi ti lascio andare perché sarei sicuramente preso. So che siete quasi praticamente alla chiusura di un nuovo prodotto, appunto, che mi dicevi anzitempo, sei da poco tornato dagli studi di Abbey Road. Quanto manca la conclusione? Perché a questo punto sono curioso, no? Magari di poterlo ascoltare. È arrivato il mastering, stiamo parlando del disco, il nuovo disco, l'esordio solista di Marco Cocci, ex Malfunk, per capirci, che saluto anche lui. E abbiamo i mastering, stiamo decidendo le ultime cose burocratiche con le etichette, ecco, mettiamola così. Senti, il disco è meraviglioso, non vedo l'ora di farvelo sentire. Allora facciamo così, appena è pronto ci fai uno squillo e lo presentiamo, magari, se non in anteprima, perché non crediamo di avere l'esclusiva qui a Radio Bla, però magari saremo una delle prime radio a poterlo trasmettere. Senti, un passaggio volentieri, vi sarete i primi che aggiorno, sarei primi sicuramente, poi devo sentire l'ufficio stampa, se no mi bacchettano. L'ultima domanda che ti faccio, poi ti lascio andare: come mai hai scelto di andarlo poi a masterizzare, cioè a farlo a chiusura, se vogliamo, dell'album, in quei magici studi di Abbey Road? Ma allora, non è una scelta che è riguardata a me, perché poi, non finanziando io, se avessi i soldi per andare ad Abbey Road tutti i giorni, sarei già lì tutti i giorni. No, è stata una scelta che mi ha chiamato l'artista dicendo che c'era questa possibilità, se mi andava bene sta cosa. Io ovviamente non posso dire che ho pianto in diretta, ma probabilmente l'ho fatto, e sono riuscito ad andare lì per fare le ultime registrazioni con i trasporti di Paul McCartney, lo stesso di A Day in the Life, per capirci, con l'organo Hammond di Billy Preston, vari U48 dove ci hanno sputacchiato anche Lennon e McCartney. E quindi ho fatto le ultime registrazioni, voci, pianoforti che mancavano del disco lì, l'ho mixato con nell'SSL dello studio 3, 96 canali, e poi l'ha masterizzato ai piani sopra Alex Wharton, che è un magico. Tra l'altro ci ha seguiti Stefano Civetta di Adobe Road, che ringrazio ancora perché è stato disponibilissimo, uno dei più competenti che io conosca. E quindi abbiamo fatto l'ultima parte di registrazione, il mixaggio e il mastering tutto da Abbey Road. È stata una settimana intensa, perché si lavorava circa 12 ore al giorno non stop, e anche perché avevamo i tempi contati, come dicevi tu, perché ovviamente una settimana sembra tanta, ma poi quando ci hai messo 6 mesi a registrare, a produrre un disco, poi chiudere in una settimana
è una lotta contro il tempo non da poco, poi non è che gli puoi chiedere un giorno in più, anche perché pagandolo doppio non c'è. Esatto, anche perché immagino che lì devi prendere l'appuntamento un po' come andare dal dentista, no? Nel senso che quello lì ma è il tuo giorno fissato. Ma mi sa che il dentista di Brad Pitt forse, nel senso che devi prenderlo qualche mese prima sicuramente, sì. Christopher, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui a Sette Note, per averci regalato un po' del tuo tempo e a spiegarci un attimino com'è il lavoro dell'ingegnere del suono e del producer. Quindi grazie veramente di cuore. Quando avrai finito il progetto, ormai una promessa l'hai strappata, ormai è andata nell'etere questa tua promessa, quindi per forza di cose dovrai venire qui e farcelo ascoltare. Grazie per essere stato con noi, è stato con noi Christopher Bacco. Fate buon viaggio nelle vostre vite, ci sentiamo giovedì prossimo con un altro grande artista da farvi conoscere qui sulle frequenze di Radio Ovla. Ciao!